Ciao ragazzi, io sono Naomi, interpreto Tara in Evermore. Seguitemi, facciamo insieme un giro esclusivo per dare una sbirciatina al set. Gli ambienti sono splendidi, ne avverti la magia appena ci metti piede. La prima volta che vedi la casa ti accorgi di quanto sia grande. La scenografia è enorme, non è una ricostruzione, è proprio una casa. Appena entrata ho sentito subito una vibrazione magica, misteriosa, agghiacciante. La stanza che preferisco è quella all'interno del faro perché è così particolare, paurosa, misteriosa. Il salone d'ingresso perché è enorme, pieno di decorazioni e tanti strani particolari. Tre lampadari, è chiaramente la mia stanza preferita. Credo che quella che più mi piace sia la stanza delle ragazze, dove si capisce subito quanto tra loro siano diverse. La casa è un luogo molto importante in Evermore perché su di essa è basata l'intera serie. La casa è una specie di personaggio, uno dei protagonisti. Ti fa sentire delle strane vibrazioni, anche un po' spettrali. Avete visto mia madre? No! Accade di tutto qui. Il circolo del cucito si riunisce dove c'è il grande arazzo. Il circolo del cucito è il luogo in cui le Everin si ritrovano per ricamare l'arazzo. Sono in grado di vedere il futuro e tessendo l'arazzo possono anche determinarlo. Cadono in una particolare trance e cantano. E poi scoprono quello che per magia appare sull'arazzo. Due imperdibili appuntamenti all'insegna del mistero. Evermore, una nuova miniserie. Sabato 20 e domenica 21 dicembre alle 14 a Disney Channel.